Buongiorno a tutti, volevo innanzitutto ringraziare la Biblioteca San Giorgio di Pistoia per questa iniziativa. In quest'epoca così difficile di confinamento, mi sembra così bello questa possibilità di raccontarsi delle storie, dei libri, di incontrarsi anche se virtualmente. Io sono confinata attualmente a Marsiglia, mi chiamo Arianna Cecconi e fra l'altro ho un'affezione grande con Pistoia perché e a Pistoia sono antropologa ed è a Pistoia che sono nate le mie prime ricerche sui rituali della montagna pistoiese, dei guaritori e soprattutto quello di lavare la paura. Anche qui un'emozione che oggi avremo bisogno di tanta acqua della paura per lavarsi e per riuscire a superare questo periodo così difficile. Oggi però vi voglio parlare del mio primo romanzo che si chiama Teresa degli Oracoli e che è una storia di famiglia, di una famiglia di donne. Una famiglia che ruota tutta intorno a questa figura che è quella di Teresa, che è la matriarca, la nonna, che un giorno si accorge che sta per perdere la memoria e che si accorge che potrebbe rischiare di raccontare un segreto che si è portato dietro tutta la vita. Allora decide di smettere di parlare, ma anche di muoversi. Si sdraia sul letto e per 10 anni rimane in questo letto come una sorta di letargo. Il suo silenzio è vivo, è come se la sua presenza continua a essere molto forte nella famiglia. Il suo letto viene trasportato nel salotto dove queste altre donne vivono e tutta la storia comincia nel momento in cui sembra che Teresa stia per morire. Tutti i personaggi allora arrivano in casa, la figlia, la nipote Nina, che è quella che racconta la storia, le due figlie Irene e Flora, Rosy, che è invece la cugina che vive sempre con Teresa, e Pilar, che è questa donna peruviana che anche lei sia un po' la badante che dovrebbe occuparsi di Teresa, ma in realtà è entrata a far parte della famiglia. Tutte queste donne quindi sono intorno al letto di Teresa e la storia si svolge in queste 5 notti. Ogni notte Teresa svelerà un oracolo che aiuterà una di queste 5 donne a sbloccare dei nodi che le accompagnano e che le impediscono di vivere, di crescere, di amare. E quindi è una storia quindi che è fatta di oracoli casalinghi, una storia di magia, ma che parla soprattutto di questa difficoltà di scegliere, come scegliamo quello che scegliamo. Parla anche della difficoltà di morire, è un libro sull'attesa, che risuona molto con quello che anche oggi stiamo vivendo, questa tremenda difficoltà a non poter salutare i nostri cari e non poter celebrare i rituali per i nostri morti. In questa storia ci sono delle altre storie che entrano, che sono delle storie che io ho potuto incontrare come antropologa, soprattutto nelle mie ricerche in Perù, ma anche in Italia. Storie di rituali, di un sapere magico-religioso che ci accompagna in una ricerca del senso, del significato, della vita. E per esempio queste altre culture, come la cultura andina, ha un rapporto con la morte molto diverso da quello nostro. Cioè, no, la morte fa parte della vita, si cucina per i morti, si celebra la morte anche. E quindi in questo libro entrano tante storie, pur rimanendo in questo salotto, che è questo salotto della pianura padana, avvolto nella nebbia. È un po' un libro che ricorda un po' quest'epoca del confinamento, perché è tutto chiuso in una casa. Eppure in questa casa si respirano tante storie diverse. Vi leggo giusto un estratto, l'incipit, poi non vi racconto altro per non svelare la storia. La saggezza oracolare della Sibilla cubana è nata dall'amore e dalla fretta, dai desideri e dall'incapacità di vedere altro. Quando era ancora donna, Apollo se ne innamorò perdutamente e lei accettò il suo amore in cambio di una vita lunga, tanti anni quanti i granelli della sabbia che teneva tra le mani. Ma per la fretta si scordò di chiedere, insieme all'immortalità, l'eterna giovinezza. E così diventò vecchissima, rinsecchita e minuscola. Il suo corpo si raggrinzì come quello di una cicala, al punto che fu depositata in un vaso da cui si sentiva solo la sua voce, sussurrante profezie, che terminavano sempre con le parole «Voglio morire». Non so,
se la Sibilla Cumana invidiasse Cassandra. Anche lei Sibilla, anche lei toccata dall'amore di Apollo e condannata, per non averlo ricambiato, a non essere mai creduta. Le sue parole troppo vicine alla verità per essere ascoltate. Non so quando Apollo posò gli occhi su mia nonna Teresa. Questa è una storia di cose invisibili, di profezie e oracoli casalinghi, di libertà e del caso, della difficoltà di decidere, di scegliere, di amare, di crescere e di morire. È una storia di famiglia, una storia di silenzi, di segni e della difficoltà di interpretare. Ancora un saluto alla biblioteca di Pistoia e a presto.